Collezionare è pur sempre un modo di prendere le distanze da un presente ormai stabilito e quindi anche passato. Ora, Terremotus, per parlare di una collezione che non è una collezione come le altre, non è questo. Non è mettere delle cose di cui uno poi dice, vabbè, questa è roba statica. È una macchina per creare un terremoto continuo. Il terremoto continua come processo creativo in tutti noi. Io non ho più tempo per non pensare al terremoto. Penso al terremoto. Il terremoto è nella mia mente notte e giorno. Il 1980 è stato un anno molto importante, un anno che ha segnato la chiusura della prima fase del lavoro della galleria. Erano 15 anni dall'apertura della galleria, avevamo fatto di tutto quanto si possa fare nel campo del concettuale, avevamo esposto a Band Artista, avevamo esposto Vito Acconci nudo in galleria e così via. C'era stato Boys, naturalmente, dominata da Boys negli anni 70, negli anni 80 io, che avevo sempre lottato contro il predominio delle arti americane, decido di fare un armistizio. Chiedo a Warhol, che era un personaggio straordinario, di una timidezza incredibile, ma anche di un'estrema cordialità e gentilezza con me, chiese a Warhol di fare il ritratto di Boris. E nacque questa mente. Boris andò a New York, si innamorarono e io dissi, farò la mostra in galleria a condizione che tutti e due siate presenti. E era il primo aprile, sono arrivati tutti e due. La sera precedente all'inaugurazione c'è stata una cenetta, direi squallida, nel senso per poche persone, però in quella bella bettola che aveva la signora di cui, Dolores, alla quale Boris dedicò quello disegno, Dolores di fronte alla stazione di Messerie. E lì ci fu un momento proprio di così naturale, così bello. Il giorno dopo, invece, fui terrorizzato all'inaugurazione, perché arrivarono 5.000 invasati, arrivarono delle donne che si facevano filmare il seno nudo da tutti e due, e c'è stato un momento in cui ho pensato di chiamare la polizia perché era troppo. All'Excelsior avevo fittato due suite, una per Boris e una per Warhol. Nel suo diario Warhol dice che io gli continuavo a dire che la suite all'Excelsior era quella che era stata di Liz Taylor per nascondergli che la suite di Boris era più grande. Mi ricordo che per la prima volta un grande illustrato scrisse che io avevo fatto conoscere la pop art come la pizza. E così tutto sembrava avviato per la strada dell'allegria, della pacificazione, quando il 23 novembre io sono andato al San Carlo. A San Carlo era domenica, e per ascoltare un concerto che poi era noiosissimo di un flautista che non nomino perché è morto, e devo dire che io guardavo sempre l'orologio che era lì in alto, nel San Carlo, che scoprivo per la prima volta, e dicevo, ma sto concerto è bellissimo, appena terminato, io disse, me ne vado, disse, bis, no, io me ne vado, se troppo ne vado. Nel momento in cui usciva, arrivò il terremoto, ma io non li sento mai, per cui, dicevo, ma che si sono pazzi, perché scappano così? Poi, in effetti, sulla piazza ho visto una mandria di persone terrorizzate e ho capito che la cosa. Poi la sera stessa siamo stati ad Avellino con Michele Buonomo, Francesco Durante e Tomas Arana, che allora era uno dei grandi assistenti miei, e siamo andati sul luogo del disastro e siamo rimasti
edificati da queste immagini. Questa è stata l'idea di partenza di Terremotus. Quindi Terremotus è nato da questo evento, ma in realtà era nato già prima, voglio dire, basti pensare a quello che ho detto prima su Warhol e Boyce, cioè c'era già una turbolenza in atto dall'inizio della galleria. E poi è stata formalizzata, io ricordo che Dino dipingeva i quadri sotto scossa, dico, perché dipingeva durante le scosse di assestamento. E un giorno che mi stavo portando da Roma un critico, Martin Kunz, che è una gallerista romana, per far vedere il suo lavoro che stava terminando, è arrivato il terremoto mentre uscivamo dalla tangenziale. E siamo arrivati in galleria, ma Nino era scappato. Io ho pensato che Terremotus o gli altri quadri della mia collezione dovrebbero finire in un edificio classico che sia collegato alle origini della nostra città. E ho avuto la fortuna di trovare un convento, l'ex convento dei Francescani a Santa Lucia al Monte, che è una rovina, e che abbiamo acquistato come fondazione, per farlo ricostruire, e dove i quadri si inseriranno in un modo giusto, adeguato. Questa è la tua stanza, disse Lucio. Qui ho pensato di fare un grande tavolo, lunghissimo. E qui forse tra gli archi qualche segno di carbone, così indecifrabile, teste, segni, croci, tracciate col carbone nero. Verso la finestra, verso lo squarcio, questo strato d'argento, guarda con gli occhi all'indietro e che respira verso la città. Il problema è quello di rimanere legato alla città, sempre a questa terra madre che è stata messa sotto i piedi, divorata, distrutta dall'affarismo più spietato, e sembra incredibile, ma nessuno dall'80, quindi sono 13 anni che abbiamo lanciato questo progetto, nessuno assessore o uno si è mai interessato a questo progetto, che è stato visto sempre come un progetto sovversivo. E in un certo senso lo è,